Presentati nella sala consiglio del rettorato e della direzione generale dell'Università degli Studi del Molise, i campionati nazionali universitari assegnati per il 2024 dalla Federcusi all'Unimol e al Centro Universitario Sportivo Cosmolise. A presentare i dettagli della manifestazione il rettore, professor Luca Brunese, il presidente del comitato organizzatore, professor Germano Guerra, il presidente della Federcusi, dottor Antonio Dima, ed il presidente del Cusmolise, dottor Maurizio Rivellino. Intanto ringrazio la Federcusi per averci dato il sostegno e di aver riconfermato fiducia per l'organizzazione dei campionati nazionali universitari, che è la massima manifestazione a livello nazionale. Quest'anno con due grosse novità, la partecipazione dei CUS e delle squadre dei CUS con il calcio e il basket a 16 squadre, la pallavolo maschile e femminile e il calcio a 5 a 12 squadre, il rugby a 10 squadre, più l'atletica e le altre discipline, sono 25 discipline, quindi con una partecipazione che noi contiamo almeno di superare i 3.000 partecipanti per quanto riguarda diciamo proprio gli atleti, che poi con i dirigenti, gli allenatori tecnici, gli accompagnatori arriveranno probabilmente a 4.000. Quindi una grossa ricaduta da un punto di vista turistico anche diciamo per il Molise, per le sedi di Campobasso, Isernia e Termoli dove si svolgeranno diciamo i campionati. E quest'anno con un messaggio particolare appunto, che abbiamo voluto appunto coniare con Love of Planet sulla sostenibilità ambientale, quindi un messaggio forte che riguarda diciamo il nostro futuro. Tutti i campionati saranno orientati a sensibilizzare questo tema.